Zero. Quindi dicevo, la cambiale sociale è uno strumento che ha un unico nome, ma in realtà sono cinque strumenti diversi. Il problema appunto che noi abbiamo in questi anni è che la liquidità si è ridotta in maniera drastica, e questo ha creato poi la crisi degli scambi, degli acquisti, delle vendite, e questo ci ha portato al tracollo economico che stiamo vivendo attuale. Il problema quindi è solo la mancanza di liquidità, non la carenza di materie prime, di beni o di risorse. E il problema è risolvibile facilmente, ma la dimensione di questo problema, per capire l'entità di cui parliamo, è che Eurispes proprio due giorni fa ha detto che nel corso degli ultimi due anni abbiamo dall'Italia trasferito nelle banche tedesche, perché secondo questi che l'hanno, proprietari privati e anche società, aziende, hanno trasferito nelle banche tedesche, pensavano di essere più al sicuro dalla recessione, da rischi, eccetera, hanno trasferito nel corso degli anni, di questi ultimi due anni, 274 miliardi di euro, per cui questi 274 miliardi sono stati sottratti alle banche italiane e alla circolazione nel circuito economico italiano. Immaginiamo quindi 274 miliardi di euro in più in Italia, avrebbero sicuramente cambiato di molto lo scenario. Ma a prescindere da questo, ecco, a prescindere dall'economia bancaria e monetaria ufficiale, esiste quella personale. Allora faccio solo un dato anche qui, e cioè nel corso degli ultimi 70 anni, mediamente in